Sono appena tornato dall'Apple Store di Euroma 2 perché, puntini puntini, non so che titolo scriverò in questo video se vi andrò a spoilerare cosa ho comprato, però sono qui per condividere con voi quello che ho comprato e per farvelo vedere. E non pensate a male, video un po' diverso dal solito, io vi invito a lasciare una marea di mi piace su questo video per altri contenuti simili. Ciao, bentornati e ben ritrovati. Fatemi capire se vi interessano questi contenuti. Su questo terzo canale ci possiamo sbizzarrire come vogliamo. Iscrivetevi e attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche in tempo reale sul cellulare ogni volta che pubblico qualcosa. C'ho un altro canale YouTube di calcio completamente parallelo. No. C'ho due canali YouTube di calcio paralleli l'un l'altro. E iscrivetevi e attivate la campanella. Scusate, mi sto un po' rincoglionendo. È la stanchezza, è il fast food, è una cosa, il caffè. Completamente rincoglionito. Iscrivetevi su tutti i canali YouTube che ho. Trovate tutti i canali in descrizione e durante il video compariranno qui. Ecco la foto di copertina. Acquisti all'Apple Store. Allora, devo fare una piccola premessa. Ho acquistato un dispositivo Apple, ovviamente, che va a sostituire un mio vecchio dispositivo datato 2018. Ho deciso di fare questo upgrade dopo tanto tempo per alcuni motivi, non c'è solamente un motivo in particolare, adesso ne parliamo insieme, ma prima parto clamorosamente dal contorno e non dal primo piatto, dalla portata principale. Partiamo da, forse dall'antipasto o dal dolce, non lo so, fate voi. Cosa? Siete pronti? 3, 2, 1. Ma che è sta roba? Avete capito cos'è? È la Apple Pencil! Dice, ma che ci devi fare? Sapessi, questa c'ha varie funzioni. Facciamo un, come si chiama? Un pack, no, pack opening. Come si chiama? Quando uno fai, oh! Unboxing! Pronti? Dice, perché l'Apple Pencil? Non ci arrivate perché, ma penso possiate immaginare, no? A cosa può servire un Apple Pencil secondo voi? Ve la fic. Cose che non posso dire. Allora, si fa così. Vedete? Mazza, comunque, ragazzi, la professionalità, la cura nei particolari che utilizza la Apple. È la prima volta che la prendo in mano un Apple Pencil. Non l'avevo mai. Vista in vita mia, sì, ma ecco, tocca. Ma è bellissima, ragazzi. Ma è bellissima, ma c'è una grandissima e graditissima sorpresa. 3, 2, 1, non lo so se si vedrà. C'è scritto Gabboman, ragazzi. C'è scritto Gab. No, non lo metto a. Oh! Vabbè, c'è scritto Gabboman. L'ho voluta fare personalizzata. L'utilizzo di questo oggetto, diciamo che ve lo svelerò tra poco, però ripeto, che facevo con Apple Pen, mo ve dico. Allora, il primo oggetto è andato. Secondo oggetto, però se vi faccio vedere quell'oggetto, capite? Vi faccio vedere l'oggetto principale e poi il contorno, che è molto importante. Pronti? Vabbè, penso l'avete capito. Ho comprato e ho sostituito il mio vecchio iPad del 2018, ormai datato. Guardate la differenza di dimensione, queste sono le dimensioni reali dell'iPad che troveremo nella confezione. Con un iPad Pro appena uscito, processore M2 da 12,9 pollici, 256 GB di storage. Non ho voluto esagerare perché si poteva prendere da 500 e passa, da 1 tera, forse anche da 2 tera se non erro. Ma per l'utilizzo che ne devo fare io, 256 GB vanno più che bene. Capite bene che questo è un upgrade che si fa in termini lavorativi. Da utente normale, probabilmente sarei rimasto con questo almeno altri 2-3 anni, ve lo dico proprio onestamente. Ma da youtuber, da persona che comunque lavora tantissimo col mondo delle tecnologie, ragazzi, qua rientra in gioco questa. Perché una delle funzioni che ho intenzione di utilizzare è utilizzare questo dispositivo per prendere appunti durante le partite. E fare anche una sorta di contenuti, per questo ho preso quello di dimensioni più grandi, di fare dei contenuti con la lavagnetta interattiva.
Quindi devo ancora capire bene come strutturare la cosa, però fare contenuti anche su TikTok, Shorts e cavoli vari, dove utilizzo la lavagnetta e dove vado a, invece di fare come fanno tutti, la lavagnetta schifosa con i fogli, io capite, una cosa fatta veramente coi contro. Ecco, questo è uno degli utilizzi che ho intenzione di fare. Adesso vi svelerò anche gli altri, ma andrei rapidamente all'unboxing. 1, aspetta, 2, apriamo, perché scade tutto, fratelli. Allora, pronti? Perché dal vivo, in realtà, di queste dimensioni, e non pensate a male, non l'ho mai visto. Quindi un conto è vederlo tramite la confezione e un conto è vederlo realmente, mamma mia, realmente, per quelle che sono, mamma mia, le reali dimensioni del dispositivo. È una bella, è una tavoletta grafica a tutti gli effetti, ragazzi. Questa è la videocamera e io apro. Che spettacolo, ragazzi, ho pure il megascher. Wow. Questa è una casca, sta cosa faccio migliaia d'euro di danni. Allora, c'è qua questa schifezza, è semplicemente un po' di, mamma mia, ragazzi. Allora, la sensazione, prendendolo in mano e continuate a non pensare a male, è un qualcosa di, ma c'ha quattro altoparlanti, ma io stavo col mono qua, no, due ce n'aveva, quattro altoparlanti, già questo mi fa. Poi il tasto fisico ovviamente è scomparso, non c'è più. E sentite, io lo vado ad accendere, bellissimo squadrato così, non ero abituato, era ancora con la vecchia linea, quella arrotondata, ma credo che questa, il design non cambia niente nell'utilizzo comune, ovviamente, però anche l'occhio vuole la sua parte, no? Fino, non troppo, ecco, del giusto spessore. Non mi ha mai fatto impazzire la fotocamera che sporge, ma adesso abbiamo ovviato a questa situazione e io ve lo vado ad accendere. Fotocamera frontale che voi probabilmente non vedrete. Altro utilizzo che ne voglio fare, ragazzi, vorrei provare a caricarci direttamente qualche video su YouTube. Quindi lo metto per così, ovviamente, registro il post partita o comunque qualche contenuto e lo carico direttamente. Oh, perché non si accende? Tacci tu, oh, ma che mi stai... Scusate, eh. Guarda, è fallato, devo riportare. Ecco, se sta accendendo la mela e ovviamente vedete il cioè, e vorrei anche registrarci direttamente qualche contenuto su YouTube. Un altro motivo che mi ha portato a questo upgrade è le dimensioni dello schermo, dimensioni dello schermo che mi tornano particolarmente utili se parliamo di Sky Go, se parliamo di DAZN, se parliamo anche di Prime Video e via dicendo, ma soprattutto Sky Go. E perché dico questo? Perché quando non sono a casa dei miei, nel frattempo l'ho imposto, io ho a casa dei miei il mio Sky, quindi quando sono qui io Sky lo posso vedere solamente tramite Sky Go. Sapete che non si può mettere sulla TV Sky Go, sulla Smart TV, di conseguenza io ogni volta con queste dimensioni di questo schermo vedevo la Formula 1, ma capite bene che te ciechi. Quindi un altro utilizzo che mi ha fatto pensare, maschile, neutra, benvenuto su iPad, inizia subito, configura manualmente, ma che è sta roba? Dovrei configurare, ma guarda, raga, l'occhio fa veramente un effetto pazzesco dal vivo, devo essere onesto, devo configurare reti e via dicendo, adesso non ve lo faccio vedere e continuate a non pensare a male, però secondo me ha un senso vedere Sky Go sulle dimensioni di questo schermo. Detto questo, lo riappoggio un attimo qui. Un altro utilizzo che ne voglio fare, non ve lo posso svelare, però ho comprato anche un accessorio, un altro accessorio. Questo è un accessorio molto, lo stavo già aprendo, un accessorio molto importante, molto particolare, un bel po' pesante e particolarmente costoso, 3, 2, 1. Si vede? Ho preso la tastiera originale Apple con trackpad. Praticamente, nel frattempo lo apro, praticamente questo iPad diventa a tutti gli effetti uno strumento di lavoro al pari o quasi di un computer portatile. Con il processore M2 si può sfruttare una potenza non indifferente su questo dispositivo. E adesso sono qui per, mamma mia, ma pesa un botto, ragazzi, ma pesa tantissimo, non me l'aspettavo così pesante, ma è stupenda, stupenda. Mamma, è bellissima.
quello che costa, grazie al cap. Vediamo, eh. Allora, perché non si apre? Oh, che c'hai? Che problemi c'hai? Ah, vedi? Ah, è mezza magnetic. It's a half magnetic. Ammazza, è bella. Ammazza, è bella. Raga, mamma mia, comunque la cura nei dettagli e nei particolari che mette Apple. Ma come se, ma sta ammazza, è un po' rigida per i miei gusti. Non è che mi fa impazzire. Devo capire come si apre definitivamente. Perché non si apre in toto? Che questo. Vabbè, allora, fammi una cosa. Boni, aspettate un attimo che cerco di capire. Vediamo se riesco a agganciarcelo. Anzi, sì, una parola. Ah, è magnetico, vedi? It's a magnetic thing. Ah, e questo si mette. Eccolo, ragazzi. Faccio vedere acceso. Ciao, ciao al cazzo, però, cioè, diventa praticamente a tutti gli effetti un computer portatile, dalle dimensioni ovviamente ridotte, e credo, sicuramente mi tornerà particolarmente utile anche per altri utilizzi che al momento non vi posso svelare. Ve lo svelerò a tempo debito. Detto questo, vediamolo anche chiuso. Allora, diciamo che Ember c'ha un peso specifico non indifferente, sta cover si graffierà tutta sicuramente, perché poi io la metto nello zaino, lo trasporto, però credo fosse arrivato il momento di fare un upgrade di questo tipo. A livello lavorativo, ripeto, soprattutto per le lagnette e per prendere gli appunti durante le partite, secondo me tornerà particolarmente utile. Detto questo, grazie per la visione, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione, contenuti consigliati, e ci vediamo come sempre alla prossima con un nuovo video. Ciao, l'uccello. Ciao, belli!